quello del furto, che affligge il patrimonio artistico romano e della nostra nazione da sempre. Nell'ambito di un'iniziativa che si intitola Capolavori rubati e tesori ritrovati, abbiamo appunto incontrato il professor Vittorio Sgarbi. Vediamo. Sgarbi, quanto sono importanti queste iniziative per favorire il recupero delle opere d'arte trafugate, rubate? La domanda è troppo intelligente per consentire una risposta semplice, nel senso che queste iniziative, cioè questa iniziativa, essendo unica, e intelligentemente unica perché fa vedere quello che non c'è più, io l'ho definita concettuale perché questi quadri non ci sono più. Dall'altro lato, potrebbe favorire il recupero degli originali, di cui queste sono derivazioni illusive, illusorie, se i mafiosi o i ladri che le hanno rubate non fossero convinti di poter ottenere un riscatto dallo Stato, cosa che sarebbe peraltro quasi opportuna, almeno in alcuni casi come quello del Caravaggio, o una quantità di denaro tale da corrispondere almeno in parte al valore del quadro originale, e che quindi il dipinto non avesse un valore spirituale ma un valore materiale. Se essi fossero convinti che il valore materiale è comunque minimo, perché non riescono a metterle sul commercio se non presso altri mafiosi che non le possono fare vedere, quindi le tengono come reliquie o feticci, allora potrebbero utilmente mettersi d'accordo con questa ditta che con un piccolo compenso potrebbe dare loro la copia in cambio dell'originale, e tanto avrebbero in casa una cosa che potrebbero guardarsi gratis. Ecco, quindi in questo senso macchinosamente potrebbe essere utile. Per il resto non so, non credo che nessuno di quelli che sono qua oggi siano tra i committenti dei furti, e quindi in sé è utile per i cittadini a prendere coscienza del fatto che è bene che non rubino le opere d'arte, che non c'è un vantaggio, e quindi è utile così dal punto di vista educativo. Ecco, secondo lei il pubblico, anche di non addetti al settore che però osserva questa mostra e queste opere d'arte, può in qualche modo fattivamente dare una mano, ecco, ai carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico? Non credo in questo caso, in altri casi certamente uno potrebbe individuare in una mostra, in una vendita all'asta, come capita da parte io stesso talvolta, o i carabinieri consultando i cataloghi, trovare un'opera che è stata messa all'asta o che è in vendita magari senza che chi la vende sappia che è stata rubata. Quindi la segnalazione, più è estesa la conoscenza del furto, più è possibile che uno contribuisca al recupero. Ma per opere di questa importanza è pensabile che il fatto che non si ritrovino abbia due uscite, o che esse sono ben protette fuori del mercato, come dicevo prima, quindi senza un vantaggio per chi le ha rubate, o che esse siano state, come si dice da parte di alcuni pentiti, siano state distrutte, così come si dice del dipinto di Caravaggio, nel qual caso la distruzione comporterebbe una rabbia per il fallimento dell'impresa, o per la certezza che tanto l'opera non si riesce a vendere, o qualunque altra ragione per cui il pentito tale dice che quell'opera è stata distrutta perché si era sciupata nel portarla via. Scemenze per me, perché anche il mafioso più ignorante sa che Caravaggio ha un'importanza straordinaria, però nel caso della distruzione dell'opera, e visto che sono opere che non si vedono da qualche tempo, l'utilità pratica di vederle riprodotte è pressoché nulla. E quindi diciamo che si tratta in questo caso, soprattutto per la prima, di un auspicio che essa venga rapidamente, dopo 30 anni dal suo furto, restituita. Dietro questo c'è un'operazione di intelligence ancora più complessa, cioè che i vertici dei carabinieri, che sono preposti alla tutela e al recupero del patrimonio artistico, come d'altra parte anch'io, ritengono che questo capolavoro, in particolare soprattutto appunto il dipinto di Caravaggio che viene dall'oratorio di San Lorenzo di Palermo, nonostante le dichiarazioni del pentito, forse anzi tendenziose per limitare le ricerche, esista ancora e che quindi sia sempre sul punto di recuperarlo. Potrebbe essere questa una sollecitazione per
come di approfondire le ricerche o per stimolare qualche mafioso a quello che sto chiedendo io, a parte che voi siete una rete troppo piccola, insomma, voi non siete neanche una rete mafiosa, forse per chiedere un riscatto, dire beh, lo ridiamo per 1 miliardo, lo ridiamo per 500 milioni, cioè per trarne un minimo profitto rispetto al nullo che, benché il dipinto abbia un valore inestimabile, potrebbero trarre da un mercato vero, perché non c'è un mercato vero per un'opera così nota. Quindi è un'operazione abbastanza complessa. Però certamente è, dal punto di vista della comunicazione a quelli che verranno qui oggi, per gli articoli che sono usciti sui giornali, è per far capire che taluni furti sono furti che depauperano il privato di qualcosa che gli appartiene, altri furti depauperano la storia. Il tema fondamentale è che qui viene depauperata la storia della civiltà, senza un conveniente vantaggio da parte di chi ha fatto il furto. Dice, io faccio una cosa, però ne trago, posso capirlo, ma io tolgo dalla conoscenza del patrimonio artistico un capolavoro di Caravaggio e non ci guadagno niente. Allora perché l'ho fatto? Cioè, sarebbero dei mafiosi volti a una dimensione negativa o diabolica, analoga a quella di quel giapponese che comprò Van Gogh per portarselo nella tomba, cosa che poi non ha fatto, ma che era un'idea anche quella, cioè il danaro per negare la possibilità che gli altri vedano una cosa che diventa solo tua, quindi io mi prendo questo che è di tutti e lo faccio soltanto mio. In un certo senso gran parte delle cose che noi possediamo di archeologia, per esempio, sopravvivono e sono di grande bellezza e di grande importanza perché sono state protette dall'ombra della morte, cioè perché erano opere che stavano nelle tombe, nelle piramidi, in qualunque luogo irraggiungibile, salvo dai predatori, dai ladri che le hanno fortunatamente o criminalmente recuperate, ma ne hanno fatte vedere, ma ne erano nate perché non le vedesse più nessuno. Quindi in un certo senso l'idea che un'opera, potrebbe essere questa la ragione, venga sottratta a tutti per diventare di uno solo, potrebbe essere l'oscura e molto intellettuale motivazione del furto. Ma insomma, io invece suggerirei la richiesta di un riscatto, tanto ci prendi la copia, te la diamo, ci dai l'originale, perché tanto è un'opera che non ha possibilità di essere messa sul mercato, insomma. Quindi, insomma, la domanda era tale da suggerire molte riflessioni complesse, quindi la ringrazio.